Benvenuto nel mio canale di cucina. Oggi preparerò una tartara di salmone su un letto di zucchine. Tagliate a julienne due zucchine, poi salatele e lasciatele per una trentina di minuti in modo che le zucchine rilasceranno il loro liquido. Trascorso il tempo necessario, eliminate il liquido che si sarà formato, dopodiché insaporite con un cipollotto tagliato julienne, del pepe nero, un cucchiaio di olio di oliva e mescolate il tutto. Dopodiché prendete un filetto di salmone di circa 400 grammi, pulitolo eliminando la pelle e le resche e poi tagliatelo a dadini, una grandezza di un centimetro. Dopo aver tagliato il salmone, in una ciotola preparate un'emulsione con il succo di mezzo limone, due gambi di erba cipollina tagliate finemente, del pepe nero, del sale rosa, mescolate il tutto e poi unite il salmone. Insaporite con dei semi di papavero e mescolate di nuovo il tutto. Ora prendete un cubo a pasta e preparate il letto con gli spaghetti di zucchine. Dopodiché disponete il salmone. Provate la mia ricetta e ditemi cosa ne pensate. Lasciatemi un commento in descrizione. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale di cucina. Cospargete con dei semi di papavero e il piatto è pronto per essere servito. Vi ringrazio per aver visto il video. Se vi è piaciuta la ricetta, mettete un like. E vi aspetto alla mia prossima video ricetta.